Buonasera e bentrovati, gentili telespettatori. Sono aperte le iscrizioni alla 57esima sessione di formazione ecumenica Le parole della fede nel succedersi delle generazioni, una ricerca ecumenica, in programma dal 25 al 31 luglio al Monastero di Camaldoli. L'iscrizione va comunicata entro il 30 giugno, preferibilmente tramite mail, all'indirizzo sessione.estiva@saenotizie.it. Oppure chiamando il numero 335-8074-745 in orario dalle 9 alle 12 e dalle 13 alle 16 dal lunedì al venerdì. Ogni sessione, imperniata su un tema specifico, è articolata in meditazioni bibliche, relazioni generali, gruppi di studio e celebrazioni liturgiche. Ricorre quest'anno il millenario del primo documento scritto sulla chiesa di San Pietro a Pieve a Presciano, nel comune di Laterina Pergine Valdarno. Un'importante ricorrenza per il territorio del Valdarno che sarà celebrata con una serie di iniziative che verranno presentate questa domenica 20 giugno alle ore 17 con un incontro organizzato dall'Associazione per la Valdambra proprio nella chiesa di San Pietro a Pieve a Presciano. Il programma della serata prevede i saluti istituzionali del vicario foraneo dell'area del Valdarno Inferiore, Don Andrea Zalewski, del parroco di Pieve a Presciano, Don Arcadio Sergejuk, e del sindaco del comune di Laterina Pergine Valdarno, Simona Neri. Quindi l'intervento di Rodolfo Valorosi Massai sul tema 1021-2021, mille e ancora mille, presentazioni delle idee per il millenario del primo documento scritto sulla chiesa di San Pietro a Presciano. E oggi andiamo a vedere come funziona uno dei dicasteri che sostiene il Ministero del Papa, quello per i laici, la famiglia e la vita, in un video preparato da Vatican News. Il nostro dicastero è uno dei primi, il primo cambiamento che ha fatto il Papa Francesco nella Curia Romana. Ha cambiato lo statuto nell'agosto del 2016 e noi siamo adesso il dicastero che fa cura di tutti i laici, la famiglia e la vita. Allora uno chiede che cosa facciamo. Facciamo proprio di tutto perché 99.9% della Chiesa sono laici. Allora noi abbiamo la responsabilità di promuovere i laici nella Chiesa e di fare che tutte le sfide che hanno i laici nella vita cristiana noi dobbiamo interessarci. Anche dobbiamo far cura di tutte le questioni matrimoniali. La famiglia è una parte non più importante, ma è una parte abbastanza grande del nostro lavoro, è la famiglia. La famiglia, il matrimonio, la preparazione per il matrimonio, e da accompagnare le coppie nei primi anni, soprattutto, del matrimonio. Anche abbiamo la vita umana, e tutto quello che implica le questioni morali della vita umana, cioè la vita dal momento del concepimento fino alla morte naturale delle persone. Allora, che facciamo? Facciamo di tutto. E anche una parte molto importante di tutto questo, la sezione dei laici, è la parte degli anziani. Hanno visto che il Santo Padre ha stabilito adesso l'incontro mondiale dei nonni e degli anziani, che avremo
il 24-25 luglio di quest'anno. E anche c'è una parte per la quale siamo più conosciuti, è il lavoro con i giovani. Ogni 3 anni noi abbiamo la responsabilità di fare la GMG, l'incontro mondiale dei giovani. E così quello è un lavoro ogni 3 anni di preparare, di organizzare la questione dei giovani. Anche c'è una parte del nostro dicastero anche che fa tutta la questione della preparazione e formazione dei laici per lavorare nella vita cristiana. Il Papa, tanto Giovanni Paolo II, Benedetto e adesso il Papa Francesco, parla tanto della nuova evangelizzazione. Allora noi dobbiamo vedere per tutta la questione della preparazione delle persone, la formazione dei laici, per lavorare nella vita cristiana e nella Chiesa in un mondo particolare. È tutto pronto a San Giovanni Valdarno per l'attesa inaugurazione di sabato 19 giugno. Dopo oltre 10 anni di lavori aprirà le porte Palomar, Casa della Cultura, un edificio ristrutturato, restaurato ed allestito grazie ai contributi della Regione Toscana e all'impegno economico del Comune di San Giovanni Valdarno, affacciato sulla centrale Piazza della Libertà. La Casa della Cultura accoglierà, fra le altre cose, la Biblioteca Comunale Masaccio, in cui troveranno posto il prestito librario, la consultazione e lo studio con postazioni a sedere, la Biblioteca Ragazzi e un access point per la fruizione gratuita della rete e della connessione con postazioni dedicate. Sarà inoltre un luogo per attività culturali di varia natura, uno spazio libero di confronto e di costruzione del sapere. Nel giorno del solstizio d'estate, venerdì 21 giugno, anche Arezzo torna a celebrare la Festa della Musica, iniziativa promossa dal Ministero dei Beni Culturali, che nella città toscana ormai da 6 anni diventa Guido Day, in omaggio a uno dei suoi figli più illustri, Guido d'Arezzo, ideatore della scrittura musicale. La sera alle 21 si svolgerà quindi al Teatro Petrarca la consegna del Premio Internazionale Guido d'Arezzo, una prestigiosa opera realizzata da Alessandro Marrone, che la Fondazione Guido d'Arezzo conferisce a istituzioni o persone che hanno acquisito particolari meriti nel mondo della musica. I premi quest'anno vengono assegnati alla GIMUS Firenze per la meritoria ed efficace attività di promozione e divulgazione musicale ed in particolare per le numerose, lodevoli manifestazioni musicali proposte all'interno degli ospedali della Toscana. Al maestro Francesco Corti, invece, per le qualità tecniche ed espressive che lo hanno portato a divenire uno dei punti di riferimento mondiali nell'ambito della musica antica per strumenti a tastiera. L'ingresso all'evento è gratuito, previa prenotazione e consegna posto da ritirare presso la biglietteria del Teatro Petrarca mercoledì 16, giovedì 17 e venerdì 18 dalle 17 alle 19, il 21 giugno dalle 17 alle 20. La società Innovative Multiservice, attuale gestore del Museo di Lucignano, promuove la prima edizione del Festival Arte e Musica, un contenitore di iniziative artistiche e musicali finalizzate alla valorizzazione e promozione del museo e del borgo lucignanese. Il festival è patrocinato dalla provincia di Arezzo, dal comune di Lucignano e da diversi partner locali. Per la prima edizione del festival sono previste 3 serate all'insegna dell'arte, della musica, della cultura, ma anche alla scoperta delle eccellenze vinicole e non solo del territorio. Il primo appuntamento in programma è sabato 31 luglio alle 21.30, durante il quale si accenderanno i riflettori sulla parte più antica del borgo attraverso l'iniziativa Visita sotto le stelle. Il percorso toccherà le principali chiese del centro storico e si concluderà con la visita guidata al museo,
a seguire una suggestiva degustazione di vini. E con questa notizia è tutto, vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro un buon proseguimento di serata con i nostri programmi. Arrivederci.